Chi è là? Sotto il nome di Jessica Worley, tu sei dichiarata colpevole. In questo giorno, 7 novembre 1683, nel nome di questo paese, di non aver avuto timore di Dio nei tuoi occhi o nel tuo cuore, di essere stata sedotta dal diavolo, cedendo alle sue tentazioni e malvagità, nel tuo cuore, a Devonsville, circa all'inizio del settembre scorso, nella tua casa o nelle vicinanze, e di aver ucciso intenzionalmente e con malvagità tuo figlio e quello dei tuoi vicini, chiamato Abigail Potter, contro la parola di Dio e le leggi di questa giurisdizione, quanto detto e pubblicato. Questo sei tu. Questa carta copre la situazione. Questa carta scopre la situazione. Questo è tutto quello che mai potrai ottenere. Questo è il massimo che otterrai. Prevedo per te molta fortuna. Erediterai una grossa somma di denaro. Credo di aver sentito qualcosa.
All'inizio dell'ultimo ottobre, tu, Mary Pratt di Devonsville, sei stata vista ballare nuda sotto la luna e consumare la tua unione con gli spiriti maligni. Quale rappresentante di questa comunità? Chiedo quindi a te, Mary Pratt, come venivano organizzati i banchetti e quali altre persone vi prendevano parte? Quale demone sceglievate come amante per quelle notti? Qual era il suo nome? Quali tracce demoniache venivano lasciate sul tuo corpo e nell'anima? Io non sono una strega! Da quanto tempo pratichi stregonerie? La coscienza è pulita, anche se ci fossero mille e mille testimoni. Io non esito a giurare davanti a Dio che sono innocente! Sono innocente! Dimmi qual era il giuramento che dovevi rendere al diavolo. Io non sono una strega! Io non sono una strega! Tu sei una strega! Confessalo di tua volontà! In questo settimo giorno di novembre 1683, sotto il nome di Rebecca Parson, sei condannata da questa comunità perché il timore di Dio non è nei tuoi occhi né nel tuo cuore. Ti sei fatta sedurre dal diavolo e sei stata compiacente ai suoi malevoli atti. Verso la fine dell'ottobre scorso, a Devonsville, hai convocato gli spiriti. Ti sei consultata con loro, rendendoti colpevole di gravissimi peccati. Sei accusata, inoltre, di aver attuato diverse pratiche diaboliche e stregonerie nei confronti di Mary Pratt e Jessica Morley. Contro la parola di Dio e contro le leggi di questa giurisdizione, da lungo tempo elaborate e pubblicate. Brucia! Brucia! No! Brucia! 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 No! Entrata numero 73. Sono trascorsi 300 anni dal giorno dell'Inquisizione di Devonsville. Forse stanno per concludersi le vicende della famiglia Worley, ma solo il male può combattere il male.
Purtroppo, in questi ultimi mesi, devo lamentare una tendenza della comunità ad allontanarsi da Dio, forse a causa del turismo. Ma abbiamo perduto il significato dei suoi insegnamenti. Siamo qui radunati nel suo tempio e dobbiamo pregare per ottenere il suo perdono. Dobbiamo chiedere al nostro Dio di farci ritrovare la strada che ci conduce alla sua verità. Noi abbiamo vagato troppo a lungo nella tenebra. Non dobbiamo più nasconderci al suo amore. Dobbiamo essere i suoi testimoni per ottenere il suo aiuto. Let our sins serve as a reminder that we must do nothing without love in our hearts. Nothing without your blessing. È il suo perdono. A questo fine, preghiamolo tutti insieme, fratelli. Amen. Questo è un brindisi al nostro anniversario. Quale anniversario? È il 3 di novembre. Sono ormai passati 300 anni da allora. Quello è un giorno molto triste da ricordare. Ma voi state parlando delle streghe. Su, su, vi prego. Diciamo una preghiera. Che Dio ci protegga da tutti i mali. E che le anime di tutti gli sfortunati peccatori possano riposare in pace. E mio Dio, fa che non veniamo più stregati dai ricordi dei nostri passati errori. Allora ci vediamo domani. Sì. Qualcosa non va? No. È che non mi sento a mio agio. Nessuno vuole sentir parlare di cosa hanno fatto i nostri antenati. Ma non è tutto a posto. A posto. E allora perché tutti parlano di questa maledizione? Pare che esista. Ma non credo che verrà mai attuata. Noi siamo molto diversi dai nostri bisavoli. Per quale ragione dovremmo essere puniti? Ah, e chi lo sa? Noi non facciamo del male. Un momento, Sara Louise, sto lavorando. Vengo subito. Arrivo, arrivo. Su, coraggio. Ora andrà tutto. Tutto.
Vuoi un passaggio? Sono quasi arrivata, grazie. Dove stai andando? A Devonville, alla scuola. Ma manca ancora mezzo miglio. Dai, forza, sali. Ah, va bene. Mi chiamo Ralph. Io Jenny. Piacere di conoscerti, Jenny. Chissà che cosa ci fa una ragazza carina come te in un posto simile. Non sei della città, vero? Forse nemmeno di questo stato. Sei già stata qui? No. Di dove sei? Princeton, New Jersey. Sei venuta a trovare qualcuno? Sono la nuova insegnante. Ah, ho capito. Faresti meglio a procurarti degli abiti più pesanti. Sarà un inverno lungo, sai. Beh, a me piace la neve. Aspetta a vederla prima di parlare. Ecco, la scuola è laggiù. Assomiglia a una chiesa, vero? Forse un tempo era una chiesa. Dove abitare? Non ho ancora deciso. Grazie. Figurati. Gli inverni qui sono freddi e rigidi. Le comodità sono rare e poche. Il ghiaccio e la neve sono sulla palude. Aspettiamo con ansia le nuove prospettive di vita che porta l'estate. Ma le leggende dicono che noi dobbiamo pagare per il male. Angel? Angel, forse è meglio continuare più tardi. Questa è Miss Cannon, sarà la vostra nuova insegnante. Date il benvenuto a Miss Cannon. Avete perso la lingua? Benvenuta, Miss Cannon. Buongiorno, ragazzi. Allora, questo è Michael, che sta frequentando la quinta classe. E questa invece è Anne-Marie, che è nella sesta classe. Arrivo. Va bene, arrivo. Dottor Worley, mi serve il certificato di morte di Sarah Louise. Per l'assicurazione, ho bisogno di quei soldi per pagare il funerale. Vuole il certificato di morte, così può dichiarare che è morta in modo pulito e senza complicazioni? C'è qualche problema? Soffocamento. Non è una maniera piacevole per morire. Vuol dire che non è stata una morte naturale. La polmonite provoca soffocamento. Almeno questo è quanto ho scritto sul certificato. Lei era il solo ad assisterla quando è morta, vero? Troviamo in questa triste occasione riuniti insieme per piangere il trapasso di Sarah Louise, amata moglie di Walter Gibbs. Conosciamo i suoi desideri e le sue speranze. Ora sopporta il suo dolore in silenzio, restando fedele a nostro Signore. Le nostre preghiere sono oggi con lei e con Walter, perché possa trovare la forza di superare questo dolore. Ora leggiamo insieme a pagina 92 del Libro degli Inni, più vicini a te, mio Signore.
I suoi prodotti chimici non sono arrivati. No, non importa. Avrebbe del ferricloruro. Lo aggiungerò all'ordine. No, grazie, è urgente. Sa dirmi dove potrei trovarlo qui vicino? Potrebbe provare a Merrill. È a circa a 28 miglia da qui. La ringrazio, è stato molto gentile. Arrivederci. Strana ragazza. Sì, due latine di birra. La sua lista della spesa era lunga, eh? Sta facendo degli esperimenti giù al lago. Esperimenti, dici? Ecco il resto. Ehi, voi, direi che quello non è un fucile normale. Non basta la licenza per andare in giro. Ehi, vuoi calmarti, cannone. Papà? Tu stai zitto. Che tipo socievole. Che cosa desidera? Mi dia due scatole di cartucce per il fucile e due di cibo per cani. Questa è migliore. Ah, davvero? È qui per la caccia? Non esattamente. Sono la nuova insegnante. Ah, il mio nome è Matthew Pendleton. È molto lieta. Io sono Jenny Scannon. E lei cosa fa qui? Oh, io sono molto importante. Non è vero, Willy? Custodisco le cabine durante l'inverno. Prego. Oh, no, grazie. Non ho ancora finito. È con permesso, ho ancora un paio di cose da comprare. È tutto, Matt? Sì, 2,50. Deve essere un po' triste l'hotel Solitudine. No. Salve, Miss Cannon. Miss Cannon, benvenuta. Sono Walter Gibbs. Ah, piacere. Senta, ha del tè alle erbe? Alle erbe? Twinings e Upton. Ah, no, io intendo proprio tè alle erbe. Sa Bigelow's, il tè dei sogni. Cercherò di trovarlo. Ciao, Matthew. Salve, dottore. Come va? Forse ho trovato qualcosa per la sua collezione. Oh. È davvero un bell'oggetto. Mia madre dice di ricordare che sua nonna parlava di una cintura fatta di ossa di streghe bruciate. L'ho trovata ieri in soffitta. Quanto vuoi per questa? Ma cosa dice, dottore? Gliela regalo. Se riuscissi a risalire alle sue origini, risalire all'inquisizione di Devonsville. Come potrà farlo? Ho trovato per caso questo diario. Sepolto nel muro del mio seminterrato. Chiuso a chiave in una specie di scatola. Credo che sia appartenuto al mio bisnonno. Contiene la descrizione dell'armamentario delle streghe. E contiene anche la cronaca della mia morte. La sua morte?
Sì, vedi, il capo del tribunale dell'Inquisizione di Devonsville era un mio antenato. Fu colpito da una terribile maledizione. Alcuni anni dopo l'Inquisizione contrasse una malattia e in un anno morì fra atroci sofferenze. Venne mangiato dai vermi. Altri membri della nostra famiglia hanno contratto la malattia per non aver contribuito a cosa? A cancellare il marchio della colpa lasciato dall'Inquisizione. Lei crede al diario? Signor Gibbs. Miss Cannon. La natura talvolta genera la vita dalla morte, come per esempio in quella vecchia casa laggiù. Sarà sicuramente piena di funghi bellissimi. I funghi vengono considerati piante, anche se sono diversi dalle piante più comuni. In che cosa sono diversi? Eddie? Beh, sembrano diversi. Molto bene. Inoltre i funghi non hanno clorofilla, e quindi non hanno la possibilità di procurarsi nutrimento da elementi inorganici. Possono soltanto distruggere o variare dei composti che sono già stati costruiti. Il fungo di per sé è un frutto ed è prodotto dal micelio e il micelio è... Ciao, Jenny. Oggi la maestra è madre natura, eh? Ralph, ha detto papà che oggi dovevi tagliare la legna, hai capito? Pensa ai tuoi compiti, Angel, lo farò dopo. Jenny, che cosa fai questa sera? Facciamo un giro in città? Avrei alcuni compiti da correggere e delle lettere da scrivere. Ok, d'accordo. Il micelio è una massa talmente piccola al punto da non essere visibile a occhio nudo. Signorina Scannon? Sì, Angel? Dio è un uomo o una donna? Per la maggior parte delle religioni Dio è un uomo.
Ma in origine Dio era considerato una donna. In Babilonia la suprema divinità, o Dio, era la regina del paradiso. È soltanto nella storia più recente che Dio il padre si è sostituito, ma la dea madre è presente nei nostri sogni. Salve ragazzi, sono ancora io, Monica. Avanti e ditemi i vostri problemi. Ecco la prima telefonata. Pronto? Sei in linea con Monica. Dimmi il tuo nome. Sono Judy. Ciao Judy, da dove stai chiamando? Chiamo da Devonsville. Che problemi hai, Judy? Il mio ragazzo si secca quando gli offro il cinema o la cena. Ma questo non è un grosso problema. Ma alcuni uomini non hanno accettato che le donne guadagnino e vogliano fare le proprie scelte. Ma lui scelte. Ha paura che io mi comporti troppo liberamente. Ma se un tipo fatto così, puoi mandarlo a quel paese. Non è il solo uomo del mondo. Ciao, Monica. Ciao, sei in linea sono con Monica. Burns. Da dove chiami? Chiamo da Endicott. Beh, sai, ho un sacco di problemi. Sono sposata e ho 3 figli. Ho un mucchio di cose da fare. E insomma, mio marito esce tutte le sere per la bevuta coi suoi amici e non torna mai a casa prima delle 4 del mattino. È una situazione molto difficile. I rapporti con mio marito non sono più quelli di una volta. Buonasera. A me piacerebbe che avesse delle attenzioni, capisci? Andato a Endicott per il suo tè. Buono. Non trova? Da quando mia moglie non c'è più, sono confuso, triste. E forse ho dimenticato come ci si comporta con una donna. Lei viene da Princeton. Deve essere un posto molto sofisticato. Qui le cose sono più semplici. Quando ero un ragazzo, mio padre mi diceva che sono 3 le cose che un uomo deve fare nella propria vita. Piantare un albero per restituire qualcosa alla terra, costruire la propria casa con la forza delle mani e avere un figlio per tramandare il suo nome. Mia moglie Sara è stata una buona compagna, molto affettuosa, ma era sterile e non mi ha dato figli. Vede, per me sono poche le cose che hanno valore. E una è questa. È un violino. L'ha fatto mio nonno. È rimasto un esemplare unico. Monica? Sì? Ci conosciamo? Mi chiamo Ralph. Sono di Devonsville. Ciao, Ralph. Mi spiace, ma ho terminato per questa sera. Devi richiamare domani. Ma sarò impegnato domani. Ora però sono qui. Adesso devo andare. Sai una cosa, Monica? Sei davvero grande. Eppure c'è molta gente in giro che non la pensa come me. Beh, siamo in un paese libero. Ciao. Arrivederci. E vai adagio. Angel! Cos'è questa storia? Io non ho fatto niente.
Parlo della nuova insegnante. Che cos'ha? Tua madre dice che vi sta riempiendo la testa di sciocchezze. Io non ho detto questo, Aaron. Taci, Mirta, lo sto parlando alla ragazza. Che cosa vi ha detto esattamente di Dio? Ha detto che è una donna. E tu cosa ne pensi, eh? Non lo so, non l'ho mai visto. Se Dio è una donna, perché ha creato Adamo prima di Eva? E perché tutti i presidenti degli Stati Uniti sono stati uomini? Non lo so. Perché Dio è e sempre sarà un uomo. Dì a Miss Scannon che se continua a insegnarvi sciocchezze riunisco il consiglio comunale, capito? Salve, dottore. Sono qui per la visita. Non ti hanno mai insegnato a bussare? O credi forse di essere tra i selvaggi? Ah, mi scusi, dottore. Non volevo disturbarla. A me non piacciono queste visite, come non piacciono a lei. Ma il vecchio dice che devo farle almeno una volta all'anno. Vieni qui e siediti. Dovrai spogliarti fino alla vita. Non sarai timido, vero? Io? Direi di no. Vorrei che lei fosse una donna, dottore. Che faresti se io fossi un medico donna? Beh, cercherei di portarla a lei. E se tu non ci riuscissi? Direi che è un'oca. Lo sapevo. Per farmi perdonare di non essere una donna, ti offrirò qualcosa di dolce. Ti andrebbe una mentina? Certo. Ecco qua. Ora faremo un bel viaggio, Ralph. Sarà un lungo viaggio. Indietro nel tempo. Ai giorni in cui le streghe di Devonsville erano torturate. Torturate e uccise. Una delle streghe si chiamava Jessica. Tu l'hai vista mentre la condannavano. Ti trovi accanto a lei per l'esecuzione. Riesci a vederla nel rogo? Sta morendo. La cagna muore. Come ti senti, Ralph? Bene. Molto bene. Lei sta morendo. Perché ti senti bene? Perché sta avendo quello che si merita. Perché merita di morire? Lei è una strega. Come fai a saperlo? L'ho vista confessare, no? E questa è la sola ragione per cui merita di morire? No. Perché ti fa piacere che stia morendo? Lei non voleva lasciarmi fare la colpa. La colpa è sua. Cosa? La colpa è sua. Non voleva lasciarti fare. Si è burlata di me. Si è burlata di me. Lei si è burlata di me. Mi ha eccitato. Una volta mi ha eccitato. Sì, si è anche fatta vedere nuda. Nuda. Nuda, si è fatta vedere nuda. Io ero dietro un albero. La sua pelle brillava alla luce del sole. Ora basta! Stai ritornando. Il tuo lungo viaggio è finito. E non porterai alcun ricordo. Avrai solo un senso di sollievo.
È tutto finito. Buonasera, signorina. Sono Aaron Pendleton. Ho una fattoria in fondo alla strada. Durante la bassa stagione tengo d'occhio i bungalow sfitti. Posso esserle utile? Ah, forse sì, non saprei. Vediamo se posso darle una mano. Si fermerà qui questo inverno? Certo. E vive sola? Per adesso. Cosa fa? Sto facendo degli studi sul lago. Ah, beh, credo sia a posto ora. Oh, grazie. Era una cosa da nulla. Dica, non ha paura a vivere qui da sola? Dovrei averne. Beh, se ha bisogno ci chiami. La mia gente vive in questo posto da 300 anni. E così godiamo di certi privilegi fra la comunità. Ha il viso tutto sudato. Oh. Che pelle liscia. Ecco, ora devo andare. Scusi, non volevo spaventarla. Myrtle, questo pollo è davvero delizioso. Grazie, reverendo. Dammi la salsa. Ecco, tieni. Che ne dite dell'ecologa, eh? Chi? La nuova arrivata? Sta in un bungalow sul lago. Analizza l'acqua per vedere se sono presenti alcune tossine che lei dice stanno scaricando nel lago. Ma se sono 50 anni e facciamo le cose sempre allo stesso modo e nessuno si è mai lamentato. C'erano delle facce nuove al funerale. Non mi sembrano turisti, siamo fuori stagione. Anche alla radio c'è una nuova ragazza. Si chiama Monica, tutte le sere ascolto la sua trasmissione. È così diversa. Diversa e disgustosa. E c'è la nuova insegnante. Sì, ne ho sentito parlare. È quella che ha insegnato ai bambini che Dio è una donna? Sono sicuro che intendeva dire una cosa diversa. Gli esercizi per la sesta classe sono sulla sinistra. Per la quinta, invece, sono a destra. Nel frattempo, la quarta classe farà un compito di ortografia. Come possiamo studiare mentre lei fa il dettato? Cerca di concentrarti, ok? Va bene. Che idea. Angel? Non puoi studiare se chiacchieri. Lei mi ha chiesto una cosa e io le ho risposto. Va bene, però vi consiglio di smetterla di chiacchierare. Angelica, cosa c'è ancora? Qualcuno ha rubato la mia penna. Tieni, prendi questa. Per favore, va al tuo posto, Angelica. Cosa stai guardando? I capelli. Beh, cos'hanno? Non credo siano normali. Per favore, siediti, Angelica. Secondo mio padre, lei si tinge i capelli. Chi ha dei capelli di quel colore? Bene. Possiamo continuare adesso. Ma lei si sente bene, Miss Cannon? Sono in ottima salute, Angelica. Tu come stai? Sono un po' preoccupata. Perché? Mio padre dice che lei non ce la farà qui durante l'inverno. Thank you.
Buonasera. Miss Ken, stavo per chiudere. Volevo comprare qualcosa. Qualcosa? Sì, per stasera. Devo scusarmi con lei. Di cosa? Beh, l'altra sera ho monopolizzato la conversazione. No, affatto. Mi ha divertita. È molto gentile, Miss Cannon. Poche donne sanno ascoltare. Mia moglie non mi ascoltava mai. E qualsiasi cosa dicessi non era d'accordo. Beh, è un peccato. Un uomo della sua intelligenza deve essere ascoltato. Lei mi lusinga. Beh, buonanotte, signor Gibbs. Miss Cannon, può concedermi ancora un minuto? Sì. Ecco, vede, non so se faccio bene a parlargliene, ma sarò franco con lei. Io sono un uomo molto solo. Si vede, signor Gibbs. Davvero? Oh, sì. Miss Cannon, mi dica, ha mai incontrato qualcuno che le sia sembrato destinato a lei? No, ma è un'idea romantica. Credo che lei sia una donna molto romantica. Sì, credo di sì. Dal momento in cui ci siamo conosciuti, io ho capito che siamo fatti l'uno per l'altra. Signor Gibbs, la prego. Io credo che una donna come lei non possa rivelare i propri sentimenti come un uomo. Ho i miei sentimenti, signor Gibbs. E li mostrerei, come lei dice, allo stesso modo di un uomo. Ma quello che sento è leggermente diverso. E ora vorrei andare. Buonanotte. Solo ora io ho capito che avrei dovuto apprezzare le sue attenzioni tempo fa. Ogni donna ha bisogno del suo tempo. Potrebbe chiudere prima il negozio oggi? Vorrei stare un po' con lei. Ne sarei felice, Miss Kenno. Sa, la società Autostrade sta progettando una grande strada che attraversi Devonsville. E stavo pensando di creare un centro commerciale dove adesso c'è il mio negozio. È un'ottima idea. Bisogna modernizzare e rinnovare questo posto. Ma come ha trovato questo sentiero? Non sono più stato qui da quando ero ragazzo. Ah, intuizione femminile. Jenny. Scivolo! Miss Cannon, mi dia una mano! Mi aiuti! La morte di Sara non è stata naturale. L'hai uccisa tu. Se lo sapevi! Perché non l'hai detto a nessuno? Perché non hai chiamato la polizia? Sarebbe forse stato utile a Sara. No. Io stavo aspettando un'occasione migliore. Sei una strega! La leggenda è vera! È molto freddo, è vero, signor Gibbs, lo so. Ma presto si troverà in un posto molto caldo. E anche in ottima compagnia. Thank you.
Senti, Jenny, io non voglio intromettermi, ma non credo che dovresti frequentare mio fratello Matthew. Perché non ti fai gli affari tuoi? Vedi, la gente di qui, soprattutto mio padre, ha una mentalità ristretta ed è superstiziosa. Pensa che tu, Chris e Monica, possiate essere una minaccia per la comunità. Questo non lo capisco. Soltanto perché siamo delle strane? Non è per questo. Pensano che la trasmissione di Monica sia provocante. Che Chris stia dicendo loro che distruggono la Terra e tu... E tu infine hai fatto un serio errore dicendo a quei bambini che Dio era una donna. Non ho detto che era. Ho detto che poteva essere. Sentono ciò che vogliono. Vuoi un consiglio? Parti. Parti subito. Ma perché? Mi hanno assunta e ho diritto di stare qui come chiunque altro. Non do fastidio a nessuno. Vuoi sapere un'altra cosa? La gente comincia a credere che tu, Chris e Monica, siate la reincarnazione di 3 streghe. Ma dai. E anch'io lo credo. Ma Matthew. Ma io amo le streghe. Strega, vuoi deciderti a confessarlo? No! Ti sei fatta sedurre dal diavolo! No! Hai fatto un patto col diavolo per dargli non solo il corpo, ma anche l'anima! Non ricordo di aver fissato nessun appuntamento per oggi. Il dottor Worley? Sono io. Sono la nuova insegnante. Mi chiamo Janice Cannon. Matthew Pendleton mi ha raccomandato a lei. Ah, il suo nome si sente parecchio in giro.
Si è fratturato. Non credo che lei sia qui per parlare dei miei acciacchi. Venga, che cosa c'è che non va? Ho difficoltà a dormire. Ha degli incubi? Una specie. Forse è un fatto nervoso. Sa, vivere in una nuova città, il nuovo lavoro. Le piace Devonsville? Sì. C'è mai stata prima? No, perché me lo chiede? Ma lei è arrivata qui per una particolare ragione. Sì, per occuparmi di una classe di diavoletti. Mi dica, lei crede nelle stregonerie? Non ne so un granché, ma sto imparando parecchie cose qui a Devonsville. Lei lo sa? Sì, me ne hanno parlato. La sua pressione è un po' alta. Ma niente di serio. La mia voce è la luce. Insieme potremo viaggiare attraverso il suo passato. Vedremo ciò che è occulto e ciò che è doloroso. Lei è davanti al giudice dell'Inquisizione. La gente del paese si accalca attorno a lei. E lei sente la puzza del loro sudore. Il 1683. Mi stanno punendo. Ma io sono innocente. Io devo morire. Hanno paura perché ti credono il messaggero del male sulla terra. Il giudice si china verso di te e grida: da quanto tempo sei una strega? Rispondigli. Jennifer, rispondigli sinceramente. Oh, non sono una strega. Che cosa sei, Jenny? Sono un messaggero dell'ignoto. Bene, bene. Il giudice ti grida in faccia. Perché sei diventata una strega, Jennifer? Jennifer, rispondigli. Rispondigli sinceramente. Ho una missione. Ma adesso ho paura. Sono passati 300 anni di pace e poi... Gibbs. Walter Gibbs. Sua moglie Sara non è morta. L'ha uccisa lui. Subito il giorno dopo il mio arrivo a Devonsville. E allora mi rendo conto che in questa città io non dovrò solo insegnare. E ho paura. Ho degli incubi. Sei libera ora. Non hai più nulla da temere dall'ignoranza. Puoi andare avanti nella tua missione. Non avrai più paura. Ora sei libera. Ce l'abbiamo fatta. Vedrai, Jenny. Questa volta vinceremo. Prenda due di queste con un po' di latte. Prima di coricarsi. Grazie, dottore. Quant'è? Diciamo che si è trattato di un lavoro di pubbliche relazioni. Ah, grazie. Che cos'è? Quello è un item.
Contiene i poteri di una strega. L'ho già visto nei miei sogni. Pensavo non ne sapesse nulla sulla stregoneria. Spero che presto si senta meglio. Grazie. Quando sono arrivata ero una persona normale. Ma appena scesa dalla corriera mi sono sentita una persona diversa. Lei ha lasciato l'acciaio e il cemento della grande città e delle strade per le valli e le grigie paludi di Devonsville. Forse lei è una persona nuova. Allora come stai? Va meglio? Ah, sì, molto meglio. Che ne pensi del dottore? A me piace. Andiamo. Non capisco. Ha qualcosa di familiare. Il suo bisnonno era l'esecutore. Il boia di Devonsville. Come fai a saperlo? Vedo che stai tremando. Ma forse per il freddo. Guarda un po' mio fratello con quella puttana. Non è una puttana, Ralph, è una strega. Ha cercato di sedurre anche me, ma ho resistito. La stessa tentazione che hanno subito i nostri antenati. Forse ci prova anche con il dottor Worley. Temo che il dottore svolga un ruolo più pericoloso in questa cospirazione. Ah, sei un paranoico. No, è vero, ti dico. Sono tornati. La leggenda ha ragione. Tutte cazzate. Miss Cannon è arrivata il giorno dopo che ho ucciso Sara. Cosa? Non hai l'ho ucciso fatto tu, Sara? Apposta, è stato un incidente, ma mi è tornata in mente la leggenda delle tre streghe. Prima Monica, poi la ragazza del lago e per ultima Miss Cannon. Ho fatto un errore. Un terribile errore. E io sono colpevole per quello che ci potrà accadere. Non ci succederà proprio niente. Dammi retta. Tua moglie meritava di morire. Ti faceva soltanto sentire un miserabile. Mi sembra strano che nessuna di quelle tre ragazze sia sposata. Saranno lesbiche. Non si riesce a portarle fuori. Per me sono delle tipe un po' strane. Forse dovrei parlare con loro. Cosa vuole fare? Leggergli un passo del Vangelo? Potrebbero essere solo tre ragazze che vivono per conto loro. E tu cosa ne sai? Non le hai mai nemmeno viste. Io lo so, invece. La maestra si porta a casa i suoi allievi e credo di sapere cosa gli insegna. È disgustoso. Voglio che la ragazza della stazione radio sia sostituita e che l'ecologa si tolga dai piedi. E anche la nostra cara Miss Scannon. Io suggerirei una cosa più saggia. Convochiamo piuttosto il consiglio. Non abbiamo bisogno di nessun consiglio. Sbrigheremo la faccenda per conto nostro. Aaron, penso che tu non sappia cosa stai dicendo. Taci, Myrtle. Non vorremmo certo che si ripeta ciò che accadde al tempo dei nostri antenati, vero?
Salve, sono Monica. Abbiamo tempo per un'altra telefonata. Pronto? Come ti chiami? Ciao, Monica. Sono Maggie Gilbert di Merrill. Ho un po' di problemi con mio marito. Noi ci amiamo, ma quando parlo di qualcosa che non gli va, lui non mi sta a sentire. Lasciatemi! Attento! Ti abbiamo fermata nel tuo proposito. Tu sei la vittima designata per questo 17 novembre 1983. In nome della nostra comunità, nel nome di Dio che non è nei tuoi occhi né nel tuo cuore, colpevole di essere stato sedotto dal diavolo cedendo alle sue tentazioni e malvagità, accettandole nel tuo cuore. All'inizio dello scorso ottobre, nelle vicinanze della tua casa, tu hai ucciso intenzionalmente e con malvagità tuo figlio e quello dei tuoi vicini, chiamato Per aver coscientemente violato la parola di Dio e le leggi di questa nostra santa giurisdizione, quanto detto verrà modificato e pubblicato! Quali demoni dovevano essere i tuoi amanti quella notte? Qual era il suo nome? Quali tracce demoniache venivano lasciate sul tuo corpo e nella tua anima? Da quanto tempo pratichi stregoneria? Tu sei una strega! E lo confesserai di tua volontà! Oh, no! Come venivano organizzati i banchetti? E quali altre persone vi partecipavano?
Tu sei la peggiore di tutte le altre. E tu soffrirai anche noi per loro. Noi ti difenderemo. Tu non offuscherai le nostre menti. Noi non permetteremo che tu e le tue amiche cospiriate contro la nostra comunità. Prossima fermata Devosville. Diario del dottor Worley, ultima entrata numero 96. Sono stato redento. La maledizione che mi voleva morto per opera dei vermi è stata cancellata. Tutti i colpevoli sono morti o presto pagheranno il loro debito con la giustizia. Il terrore a Devonsville è finito.